È sempre la stessa. Questa volta la vittima, come già sapete, è un'infermiera. Cosa posso dirvi? Un'altra sconfitta. La 18ª. Ma siete sicuri che l'assassino è sempre lo stesso? Basta dare un'occhiata al cadavere, insomma, a quello che resta. C'è stato stupro? Scusate? La parola stupro non è che un eufemismo. Nell'omicidio di via Cervazza di 5 anni fa, due parti del corpo della vittima non sono mai state ritrovate. Quali? Indovini. Indietro, lasciate passare. Scusate. Il movente è sempre lo stesso, il sesso. È assetato di sesso. Il suo ventaglio copre dalle quindicenni alle sessantenni. Suore, donne di strada, casalinghe, pensionate, laureande, disoccupate. Insomma, scusate l'espressione, per lui tutto fa brodo. Quando il raptus erotico si impossessa di lui, niente lo frena. Ma non dovete pensare che sia un uomo orrendo e schifoso. Egli è sicuramente un tipo comune, qualunque. Il problema è che dietro a quella maschera di banalità c'è un violentatore, c'è un vizioso, c'è un uomo ingordo di sesso. Là, dietro a quella maschera di uomo per bene, c'è un mostro. Allora, è finito? Oh, Pascucci. Il potatore te lo sei dimenticato? No, ho messo tutti i manichini, eccolo là, eccolo là. Ah, bene. E quello col tagliaerbe? Quello col tagliaerbe. La sega elettrica? No, lo stavo andando a pigliare in garage. Senti, ora. Senti, io allora farei così, eh? Sì. Allora, uno lo metterei qua e l'altro... Quella che l'ha invitata? Eh? Dietro a te, la ninfomane. La ninfomane? Non puoi girare, no, rivista. Come? Ma che ninfomane? La ninfomane. La Wanda, non la conosci? Wanda? La ninfomane, quella che fa l'amore con tutti. Con tutti? Porca. Come con tutti? Con tutti proprio, anche con una persona qualsiasi, qualsiasi? Certo. Porca miseria. Di girare. E che bisogna fare? Cioè che... Niente, un sorrisetto, l'occhiolino, eh? Quella ha sempre voglia di far l'amore. Prima fa un po' la signora, la sostenuta, e dopo... E che qual è? Lì, dietro a te, vicino, seduta vicino al mazzo di rose rosse. Vicino al masso di rose rosse, dietro a me, c'è le rose rosse e c'è la ninfomane lì, pronta per... Allora, ma non penserai mica... No. Con quella? Che scherzi. Aspetta.
Dai, ma quella va con tutti. Va con tutti. Senti, io devo andare, eh. Hai scaricato i due manichini? Sì, no, c'ero nel furgoncino, c'è un garage. Che lì stavo andando a prendere quello con la sega elettrica che lo volevo mettere qua. E quello lì col taglierbo, guarda, te lo faccio vedere. Lo volevo mettere proprio in questa posizione. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bellissimo. Un po' più alto così, e l'altro più basso col faro. Vabbè, e... senti, mi fido di te, sì, d'accordo? Ciao, vai. Però sbrighi, dai. Poi ti riporti in magazzino. Sì, sì, ciao, vai, vai, ciao, 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 ascolti, ciao, vai, vai, ciao. Ciao, grazie, vai, ciao. Cosa è successo? Non lo so, non lo so. Qualcuno, qualcosa mi ha... Oh, meglio che vada. Oh! 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 Buonasera signora, scusi tanto per prima, mi avevano detto che... Più orripilanti! E anche la bocca! Più brutta, orripilante! Signora, le presento il professor Taccone, il nostro specialista in psichiatria criminale. Buonasera. È stato orribile! Guardi, non mi faccia ricordare! Non mi faccia domande! Una sola, se permette. Scelga una di queste tre palle. Quale? Una qualsiasi, senza pensarci. Quella bianca. Potete continuare. Ha scelto la bianca, una vittima. Cosa le ha fatto esattamente? Che storia sordida, povera donna. Lei stava ad una festa quando tutto ad un tratto si è sentita avvinghiare da un polipo che le si è strosciato sulle parti più intime. Il tutto in una decina di secondi. In una decina di secondi? No, 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 ascolti, mi lasci finire. Lei è scesa in garage, il maiale era lì. Sudava come un tacchino, l'aspettava. E sa cosa aveva in mano quel porco? Un'enorme sega elettrica all'altezza del suo membro. È un classico. Non mi sorprende, è lui. È evidente che è lui. La donna è caduta e lui addosso con la sega aveva il viso deformato dall'orgasmo e si è messa a urlare: ferma troia, puttana troia! Venga, venga. E anche questo è avvenuto qui, nella stessa zona.
18 aggressioni. E questa doveva essere la 19esima. Bisogna arrestarlo subito. Ma nemmeno per sogno, voglio la certezza. Questa prova non basta. Voglio prenderlo con le mani nella marmellata. Questo è l'uomo che non mi fa dormire da 12 anni. Voglio sapere tutto di lui. Quanti denti ha in bocca, quanti capelli ha in testa. Cosa fa, cosa mangia, cosa beve, dove abita, quanto guadagna. E perfino cosa sogna. Io voglio sapere tutto di questo mostro. Caro Loris, non va male. Ma devi metterti in testa una cosa, che la lingua cinese è una filosofia, un modo di essere, è un po' complessa. Ma io, professore, lo voglio imparare tutto, anche i dialetti. No. Basta che tu impari quelle 4-5 parole tecniche per superare gli esami e che poi ti serviranno per lavorare. Professore, se mi pigliano in questa ditta di cinesi, guardi, la prima cosa, pago le lezioni a lei. No, ha lavorato giusto. E poi gli ridò anche, non me lo sono dimenticato, quelle 100.000 lire che mi ha prestato. A essere onesti, io te ne ho prestate solo 50. Davvero? Sì. A 50 me l'ha prestate? Sì, 50. Allora ci avrebbe mica altre 50 mila da prestarmi, così si va a 100. No, perché siccome nella testa io ormai ho 100, poi mi sbaglio. Loris, andiamo avanti, eh. Le quattro stagioni. Tun tien. La tabellina del 2. Per favore. Un po' di silenzio, abbiamo quasi finito. Signora, ma l'educazione è questa bambina? Attaccatela un po'! Silenzio, per favore! Bene, allora questi ultimi minuti per comunicarvi i risultati delle votazioni di giovedì. Allora, favorevoli 422, contrari 1. La seduta è tolta. Signor Loris, dica. No, siamo in democrazia. Ogni inquilino può esprimersi, può prendere la parola. Quindi dica, signor Loris. Comunque, la maggioranza ha deciso. I lavori cominceranno entro 6 mesi con la stessa impresa. Grazie. Sarò istantaneo. Dicevo, sarò istantaneo. Mi si accusa di avere un comportamento poco consono alla civile convivenza democratica condominiale che qui di seguito espongo. Articolo 1. Mi si accusa di appiccicare le chewing gum negli spioncini delle porte condominiali, di confondere le lettere nelle buche delle poste condominiali, di pulirmi le scarpe sui tappetini degli altri condomini, nonché, amati colleghi, di appropriarmi delle lampadine condominiali per uso privato, nonché, ben più grave, di scrivere e spedire lettere anonime al qui presente e amato amministratore. Non è vero. Amatissimi colleghi, quanto all'articolo ultimo, visto il mio voto contrario all'installamento in giardino delle statuette di Biancaneve e i 7 nani, mi si accusa del furto di uno dei 7 nani, nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo. Ma io non so neanche chi è Mammolo. Io rubare Mammolo. Andiamo, amorosi colleghi, amatissimi, ragioniamo. È vero, io lo confesso, votai contro l'installamento in giardino di Biancaneve e i 7 nani in quella ormai storica riunione.
votai contro poiché gli 8 milioni e 100.000 lire preventivati di spesa dal qui presente amministratore per Biancaneve e i Sette Nani mi sembravano un furto, una ladroneria, una truffa. Signori, stimati amici meravigliosi, qui ci vuole aria nuova, ci vuole freschezza, ci vuole pulizia, serenità. In una parola, un nuovo amministratore. Un nuovo amministratore, una persona, un amministratore che vi abbassi il tetto della rata condominiale al massimo del 30%, che crei nuovi posti condominiali nei condomini, che vi organizzi feste nelle terrazze condominiali, ma da divertirsi la sera, che vi... una persona retta, pulita, onesta, intelligente, trasparente, cristallina, garantita, un garante. Signori, signori, è con estrema umiltà, con estremissima umiltà, che mi propongo come nuovo amministratore. Ma no, lei prima di parlare restituisco Bambolo. Bambolo l'ha rubato lei. Sì, lei ha paura dello sballottaggio, dello scontro diretto. Lei ha un tanto io lo scontro diretto. Io insisto nel propormi a voi come nuovo amministratore. Che sottosviluppato. Vaffanculo la maggioranza. Venga, si accomodi. Uno scorrevole, attenzione. Ecco, per adesso l'appartamento è occupato. Ma si libererà prestissimo. Guardi il terrazzo. Guardi, c'è una vista magnifica. Una cosa troppo bella. Mi sono deciso a venderla, ma non volevo mica. Devo dire che mi piace molto. Ah, lo credo bello. L'inquilino? Com'è? L'inquilino. Oh no, sta tranquillo, se ne va. No, 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 quello se ne va. Venga a vedere il salotto. Questo è il salotto. Scusi. Il telefonino, un attimo. Un attimo. Pronto? Ciao, Gloria, come stai? Sì, bene, bene. Pronto? Ah, buonasera signora, scusi se la disturbo, senta, cercavo Antonello. Sì, grazie, me lo passa, sì. Oh! Antonello! Porca miseria, come stai? Guarda, fa piacere sentirti. Sì, senti, no, non posso venire perché mi si è rirotto là il tubo, là, nel bagno. Si è rotto, lo so, mi si era rotto ieri, ma se è rirotto oggi aspetto l'idraulico, sì. E mi tocca aspettarlo, lo so. Come lo pagare il condominio? E quello mi tocca pagarlo per forza, me lo fanno pagare per forza. L'ultima rata l'ho pagata 3-4 giorni fa, 4 milioni e 8, 3 giorni fa, 4 milioni e 8 di condominio. E come dovevano finire tutti questi soldi? All'amministratore, sicuro, all'amministratore, sì, quello che poi è proprietario di casa mia, quello che sta telefonando dal terrazzino, lo conosci, no? Quello con i capelli un po' bianchi, lui è un ladro, ma un ladro proprio, lo promette a tutti, no? L'ha già promesso a 30-40 persone questo appartamento, poi gli fa firmare la caparra, no? Compromesso, si prende i soldi, ma questa firma non è mia, si mette in tasca i soldi, chi si è visto, se viene fregati già a 30-40. E la gente ci casca, ancora c'è chi ci casca, caro Antonello, hai capito? No, non posso non posso venire, Antonello, perché non ho dormito tutta la notte, perché è scattato l'allarme all'appartamento qui accanto al mio, no? Tutta la notte stavo per addormentarmi. Tutta la notte, poi, ma ti dice bene, perché poi quando vanno via, il sabato e la domenica, durante il weekend, no? Vanno via, mettono tutti gli allarmi
Basta che si posi una mosca su un portone, scattano tutti insieme. Mio, 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 vabbè, ciao, senti Antonello, ora scappa la pipì, devo scendere giù a farla qui al bar all'angolo. Ti chiamo io, ciao, ciao, ciao. Allora, io la ringrazio tanto, la ringrazio tanto. No, aspetti, aspetti, non ho ancora visto la parte più bella, la camera. No, no, già l'idea è chiara, casomai la richiamo. Ma aspetti, la richiamo. Attento lei, eh? Fa tanto il furbo, ma io l'aspetto al varco. La prima mossa falsa che fa. Faccio venire il prefetto in persona a sbatterla fuori. E pensi a pagare la rata condominiale invece di bivacare. La ricevuta giù dal portiere è l'unica che non è ancora stata pagata. Ma non me l'ha mica data. Ah, non gliel'ha data. Non gliel'ha data. E perché? Perché sono due settimane che non la vede né entrare né uscire. E che c'è? Io entro e esco continuamente, tutti i giorni. Cambiate portiere. E in ogni modo ci riuscirò a sbatterla fuori. Ascensore! Ascensore! Merda. Ah! Brutti schifosi maledetti! Ti ho preso, questa volta! La bambola! La bambola! La miseria! Pistolata! E la bambola prima o poi te la faccio a pezzi! Hai capito, signora Squarciapini? Signora, sua figlia su Ellen e quell'altro farabutto è la decima volta che mi tirano un gatto morto in casa! Buongiorno. 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 Vai via che è meglio. Oh, vicino. Ecco, ecco, bravo, vai via che è meglio, se no finisci in casa mia così, eh. Che assassini, oh. Due caffè. Ah.
Ruggero! Ruggero, vieni qui! Senti un po', ma quello non è quello che ha comprato quell'orologio grosso a pendolo e non ce l'ha pagato. Loris! Ma no, Loris è morto, non l'ha potuto pagare perché è morto, poveraccio. C'è ancora il telegramma di là sul tavolo, è morto. Però lo sai che sembra proprio lui. Un po' vede? Loris! È lui! Brutto! Grazie. Niente, niente, fate passare, un guasto, non si preoccupi. Vada, vada, un guasto. Per me stiamo perdendo tempo. Io lo arresterei subito. Abbiamo a che fare con un essere abominevole. La storia delle aberrazioni sessuali, benché molto ricca e varia, con questo esemplare raggiunge l'apice. Si chiama Loris. Un nome banale, che suscita quasi tenerezza. Scusate. Si accomodi, prego. Naturalmente nessuna di voi è obbligata ad accettare questo incarico. L'impresa è francamente molto, molto rischiosa. Questi soggetti psicotici a volte sono capaci di... In breve, si tratta di prenderlo con le mani nel sacco. Un sacco pieno di marmellata. Ed è necessario che una di voi faccia la parte della marmellata. Esatto, bravo. In termini tecnici, bisogna provocare in lui un raptus erotico di violenza incontrollabile che gli faccia esplodere le cervella, sbattergli in faccia le sue ossessioni anatomiche.
L'ipomorfisi cerebrale blocca a volte la melatonina. Sì, bene, grazie, dottore. Credo che abbiamo capito. Adesso tocca a voi. Gli dovete far mettere le mani nella marmellata. Gliela mettete sotto il naso e appena allunga la manina, gli infilate la pistola in bocca e me lo portate qui da me. Scusi, ma se quello poi alla mia provocazione vuol fare all'amore, mi sembra normale. Normale? Normale, signorino, in questo nostro caso è una parola che dovete cancellare dal vocabolario. Sauro, può partire con la proiezione. Normale. L'abbiamo ripreso di nascosto. Una mattina qualsiasi, un giorno qualunque. Eccolo qua, è appena uscito di casa. Sembra tranquillo, addirittura gioca con un gattino che lo segue. Ecco, gira l'angolo. Probabilmente starà accarezzando il gattino. Ma eccolo, guardate. Oddio, ma l'ha ammazzato! Si direbbe che l'abbia accarezzato un po' troppo il gattino. No, non la ripassi, Sauro. Abbiamo visto bene che quel gattino gli dava fastidio. Vada pure avanti. Ecco, e adesso osservate attentamente come sia riuscito a sviluppare una perfezione cronometrica assoluta. Ecco, sta andando a un appuntamento, ma il semaforo è rosso. Lui è preoccupato. Controlla l'ora, dà un'occhiata all'orologio e decide di attraversare col rosso. Ha molta fretta e corre, come vedete, così il nostro cameraman lo perde. Ma lo ritroviamo qui. Ah, che cosa fa? Si direbbe che sia arrivato. Ma perché? Ebbene, ecco la risposta. Eccola. Questo tipo è un genio. È il Mozart del vizio. Ce lo fa rivedere. Che peccato che uno così debba finire in un carcere a vita. Guardate bene, osservate la perfezione del sincronismo. Guardate. Un vero genio. È spaventoso. Avanti, Sauro, passiamo alle altre situazioni. Voglio rammentarvi che si tratta della stessa giornata, una giornata perfettamente normale. Qui pare che stia cercando qualcosa. E qui sta leggendo il giornale. Normalmente. Guardate. Ecco, questa è una ragazza indubbiamente carina che esce da un bar. Lui la segue, la trova carina, ma che succede? Ha rovesciato la borsa della spesa. Si china per raccogliere gli ortaggi. Ammetto che forse mi sarei fermato anch'io per ammirare quello spettacolo, quella posizione provocante. Però non credo che io avrei avuto le stesse reazioni che ha avuto lui in quella situazione. Osservate bene. Ecco, guardate il viso e poi che succede? Che gli succede? Ecco che qualcosa gli sfugge, una parte della sua persona diventa improvvisamente autonoma, sembra che stia lottando contro quella parte, sembra che gli stia dicendo fermo, buono, non è il momento, questo non è il momento. Guardate, è molto inquietante, la ragazza è ancora lì come una preda, ignara di tutto e lui dice buono, buono, stai buono, adesso no, c'è gente. Guardate l'espressione del viso, è terrificante, guardate come si accanisce. Non è assolutamente in grado di controllare il suo corpo. Queste immagini non hanno alcun bisogno di commento, parlano da sole. Sì, ma che schifo? Stiamo scherzando. Ecco, e ora perde il controllo di tutto il corpo. Guardate, e adesso fa per gettarsi sulla povera ragazza, ma per fortuna di lei, la ragazza se ne va in tempo. Una carota in più e avremo un'altra vittima. Guardate, l'unica soluzione che ha per calmarsi è quella bottiglia d'acqua. Quindi devo chiedervi di riflettere. Se è capace di agire così, in pieno giorno, davanti a tutti, immaginatevi una di voi, di notte, sola con lui, in un vicolo buio. Sembra che stia cercando qualcosa, guardate bene. Forse non è ancora finita del tutto. Guardate. Guardate cosa fa. Lo punisce! Punisce letteralmente quella parte autonoma della sua persona. Guardate, signorine! Ma che succede? Un momento, fermi, Sauro, fermi. Che succede? Accenda. Signorina. Signorina. Come si chiama lei? Agente Rossetti Jessica. Colori anche. Andiamo, Lori. Sì, che fanno? Poi. Questo è l'ultimo. Li devi portare giù tutti, sì, con delicatezza. Va bene. No, va bene. Signora. Loice, proprietario. È sposata, dai, porta giù, via. Forse stasera ci esco. Bravo. Allora,
Allora tutti questi porto tutti giù, quanti, eh. Va bene? Ciao, va bene. Ciao. Dai, Pascucci, senti, oh. A proposito, quando ti capita questi lavoretti da fare, chiamami, perché è un periodo che ho bisogno, va capito? Ciao, eh? Ciao. Ho bisogno, però chiamami, eh. Va bene. Da spostare i manichini, va bene? Ciao. Ciao, ciao, ciao. Chi è? L'amministratore. Dica. Devo far vedere la casa a una persona per la vendita. Apra. Un momento. Sono in bagno. Eccomi. Sto arrivando. Allora, apri o no? La doccia. Eccomi. Ecco qua. Prego. Le dispiace se entro? Grazie, molto gentile. Venga, venga, si accomodi. Fate quello che volete. Venga, le faccio vedere la camera da letto. Faccio un po' di luce. Ecco fatto. Ma certo, così è un po' grigio, ma se lei ci mette qualche fiore... Beh, questa parete naturalmente può anche buttarla giù, se vuole. Venga, venga di qua. Le faccio vedere il salotto, il pezzo forte di questa casa. Venga a vedere. Un salotto di ben 60 metri quadri. Ah, è qui. Il signore permette che io apra la porta del mio terrazzo? Io con lei non ci parlo. Bene, si accomodi. Venga, venga a vedere il terrazzo. Venga, guardi, guardi che panorama, ma guardi che meraviglia.
Ma certo, al momento stiamo rifacendo la facciata. Ma guardi che splendore. Davvero, io starei sempre qui. E poi la sera c'è un venticello. L'estate è fresca, l'inverno invece è caldo. Ma guardi, guardi qua che bello. Sì, bello, molto, molto bello. Lei è una ragazza fortunata. Mi ha telefonato al momento giusto. Questa casa gliela vendo a metà prezzo. È praticamente regalata. Come, scusi? Questa mia casa gliela vendo a metà prezzo. Come gliela vendo? Ma io cerco una casa in affitto. Oh, ma allora c'è un errore, signorina. Io non sono mica un agente. Io voglio solo vendere questa casa il più presto possibile. Mi scusi. Non si preoccupi, non è niente. Prego, signorina, venga. Grazie, buongiorno. Arrivederla, signore. Arrivederla. Prego, si accomodi. Venga, senta, venga. Venga, signorina, venga, 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 le ho detto, se le dico venga. Allora, signorina, mi sta scoppiando la testa. Calma, stia calma. Allora, non volendo, ho sentito che lei cerca l'appartamento in affitto, no? Sì. Ecco, benissimo. Allora, senta, le do il mio, ce lo dividiamo in due, io e lei. Va bene? Glielo do io in subaffitto. Buona, zitta, zitta. Che miseria, se ci sentono è finita, signorina. Piano, piano, piano. Allora, senta, venga qua, zitta, ferma. Allora, quando le serve? Prima possibile. Ecco, allora glielo do io. Lei naturalmente mi deve dare la caparra. 8 mesi anticipati, contanti. Poi ci mettiamo d'accordo sulle varie eventuali, però... Nessuno deve sapere niente. Signorina, signorina, porca miseria, faccia finta di lavorare, signorina. Faccia finta, signorina, prenda il secchio, signorina, prenda, faccia finta di essere un operaio. E la 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 la. Sì, venga qua, sì. Sai chi era quella? La moglie dell'amministratore. Un ladro sta qui dentro. Un ladro, venga qua, sì, dove va? Signorina, stia qui, non si faccia vedere. Un ladro, mi sento osservato, non mi sento... Tanto tranquillo, non mi posso muovere, lei capisce, no, qua dentro. Senta un po', allora, quanti bagagli ha? Un paio di valigie. Un paio di valigie? Un paio di valigie? Allora, senta, non si può di là. Bisogna che lei venga di notte. Stanotte alle 3, passiamo di qua. Se lo vengono a sapere è finita. Stiamo facendo una cosa illegale, proibitissima. Silenzio assoluto. Allora, che ora abbiamo detto? Alle 3 stanotte. Brava, d'accordo. Allora alle 3 stanotte, sola. D'accordo. Vada via fischiando. Eh? Signorina, capisca al volo le cose. Vada via fischiando, come se niente fosse. Fischi. Fischi, fischi, fischi. Signorina, signorina. Il secchio, la butti via. Fischi, come se niente fosse, fischi. È la mia mamma, la spaghetti e lavorare al cantiere. Thank you.
le condominiane con due valigie. Mi sfrattano. Venga, ma che è matta, venga. Proprio davanti alla porta del condominio. Questa mi può fare sfrattare. Qua, signorina, qua. Porca miseria. Ma chi me l'ha fatto fare? Non si fa più niente, signorina. Non si fa più niente, ha capito? Deve fare attenzione. Signorina, qua. Piano, piano, qua. Signorina. Mi scusi, lei deve fare... Deve... Signorina. Lei è quella di oggi? Sì. Sicura? Sì. Benissimo. Prego, signorina. Di qua. Prego, venga. La scala. Prego. Vada. Ultimo piano. Insomma, come va? Come si chiama lei? Jessica. Lei? Ma io mi chiamo Loris. Beh, insomma, piacere. Piacere. Ma, insomma. Beh, allora andiamo, Andiamo. Non la posso proprio perdere. Mi scusi, Jessica, scusi, ma è proprio più forte di me. La devo fare a pezzettini. La bambola di sua L. Faccio questo, faccio un attimo, perché è una cosa intima, una cosa personale. Venga.
Meraviglioso, abbiamo segnato il primo punto. Complimenti, signorina, entrata nella tana del lupo. Dorme in casa sua, eh? Dovrà essere molto prudente. E adesso ci possiamo divertire con questo Loris. Si alza il sipario, comincia lo spettacolo. Lei è la protagonista. E sa qual è il titolo di questo spettacolo? Niente tregua per Loris. Lei lo deve incalzare 24 ore al giorno. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni movimento del suo corpo, ogni suono, ogni sospiro devono torturarlo e scatenare in lui un sabba di demoni erotici. Adesso lei è come il fiore per l'ape vogliosa. Il pistillo si offre, ma poi si sottrae e non concede il suo miele. È una guerra lubrica, un duello lascivo, giorno e notte, notte e giorno, un bombardamento osceno. Un bombardamento? Osceno. Sì. Loris, eh? Oh, sono Pascucci. Che, ti vedo un po'... Eh? Pascucci. Allora, che mi volevi dire? Pascucci, sì, serio. Pascucci. Torna a casa, sempre nuda, dalla mattina alla sera. Dalla sera alla mattina, giorno, notte, tutto il giorno, sempre nuda. Com'è? È bella? Non si tratta di bella, non bella, è sempre nuda. Sempre nuda, non c'ho un momento di pace. Lei, allora, guarda, lei gli cade, si sposta, poi mi passa davanti la mattina, no, brum, gli cade, oh, scusa, che scusa, ero lì, non lo vedi che ero lì che guardavo, no? Passa, poi si volta dietro, è nuda anche dietro, poi gli cade sempre qualcosa, o bassa, che raccatta così, vedi, così. Oppure alta, ecco, devo andare a prendere una cosa là, ecco, io sono qui, no? E lei così, ecco. Poi fa, oh, scusa, no? E così, stiamo così, no? E lei, ma lo fa senza volerlo, eh? Poi, aspetta, è sempre nuda nel frattempo, c'è sempre vestitini corti, e sempre, poi, ecco, si mette a leggere il giornale, guarda. Lei legge così, guarda, vedi, questo è il giornale, no? Lei legge così, Ecco, lei legge così, poi quando gli cade il giornale così, lo raccatta così. Poi quando lo legge seduta così, ecco, legge così, no? Ecco, così normale, come se non ci fossi, eh? Poi comincia a leggere, comincia così, ecco. E io sono lì dove sei te, no? E qui non c'è niente, eh? Io vedo tutto bene, ma bene, lei c'ha tutte le cose che c'hanno, che c'hanno le donne, no? Davanti, di dietro, c'ha proprio... Tutto, cioè la gamba, l'altra gamba, da tutto proprio, cioè, non c'è una cosa che non... Ma qui, Pascucci, mi devi aiutare perché io, hai capito com'è? Qui io a volte la vedo, no? Mi viene la testa, mi comincia... Io a volte penso... Ma che pensi? Allora, sei lì che sbavi, sei lì. La donna se ne accorge, non gli piace. Dignità, Loris, un po' di dignità. Tu non ci pensare, pensa alla cosa più lontana, pensa come la barzelletta, ecco. Pensa alle tasse. Ecco, lei ti fa vedere il culo e tu pensi che devi pagare le tasse. Pensa all'economia, ecco. Alle tasse, all'economia. Al dollaro, al marco, ecco. Il dollaro, il marco? Faccio per dire, Loris, dai, ecco, pensa all'inflazione, dai, ciao. Ciao, L'inflazione. Ciao. A 5 anni, pensa, la prima volta che mi sono innamorata avevo 5 anni. Si chiamava Duilio. Mi sono messa a leggere il diario di quando andavo all'asilo. Duilio Mazzotti, stai a sentire.
23 marzo, oggi ho visto Duilio. È bello, bello, bello. È il più bello di tutti, anche di Christian che è più alto. Infatti Duilio era bassissimo, ma arrivava qua. Oh, mi vado a cambiare che facciamo tardi, ti porto al parco. Che cos'hai? Cosa c'è che ti preoccupa? Hai una faccia. Mi preoccupa a me? A me mi preoccupa il tetto dell'inflazione, no? Ecco, sì, perché il tetto, se diminuisce di mezzo punto, no, il costo del lavoro, il franco svizzero a quel punto svaluta la lira e allora è un casino per tutti, perché... È un parco grandissimo, ci sono tanti alberi, querce, betulle, frassini, pioppi, faggi, ulivi, tigli, albicocchi, melograni. Dove li ho messe? Non so, non riesco a capire dove sono. E poi ti porto nel parco, vedrai che ti piacerà da morire. È il parco più bello della città. Ci sono alberi di tutti i tipi. Ci sono dei pini enormi con delle pigne grandissime con tanti pinoli. Ah, eccole, ecco dove sono. Sai che ora è? Sì, figurati, mezzanotte. Sono le 4 e 18. Le 4 e 18. Fammelo mettere un po' a posto. Che hai detto che sono le 4 e 18? Vediamo un po'. Oh, cucù, cucù, cucù. Ah, come sono belli i fringuelli, i petti rossi, i codoni, i fischioni, i mandorli, i caimani, i cormorani, i gabbiani. Oddio, ti sei macchiato tutto. No. Fermo, ci penso io. No. Com'è bella la natura, com'è bella la natura. Io ci vorrei avere tanto un orto e poi piantarci un po' di tutto. Il basilico, il prezzemolo, un po' di tutto. Mi sento strana, non mi sento tanto bene, mi gira la testa. Forse il cuore. Sai, ho il cuore che mi batte forte forte. Senti, dov'è il cuore? A destra o a sinistra? A destra o a sinistra? Sai che non me lo ricordo mai dov'è il cuore. Io sono molto delicata, sono un po' come la mia nonna Dina. Te ne ho mai parlato della mia nonna Dina? Sai, ho fatto un tema anche su di lei, sempre quando andavo all'asilo che avevo 6 anni. Allora, ecco qua, diario 18 aprile. La mia nonna Dina. La mia nonna Dina è stata pizzicata in un dito da uno scorpione. È il mese di settembre e il dito è l'anulare. Ora è il mese di ottobre e la mia nonnina sta ancora molto male. No, fermo, lo raccolgo io. Oh, che caldo che fa. Senti, te l'ho mai letto il tema invece che ho fatto sulla mia mamma? Sempre a 6 anni. Tema, la mia mamma. Svolgimento, il mio babbo. Non ti fa ridere che faccio un tema sulla mia mamma e parlo del mio babbo? No, è troppo lungo, dobbiamo andare al parco. Che ore sono? È tardi, no, l'orologio l'abbiamo già rimesso a posto. Dai, vieni, che facciamo tardi? Andiamo. Ah, ecco, sì, in un orto. Se avessi un orto io ci metterei i cavolfiori, i carciofi, carote, sedani, erba cipollina, melanzane. Loris! Sì? Loris, mi dai una mano? Sì, eccomi. Ecco. Fermo! Sono qui, mi vedi? Sì, sì. Aiutami a scendere. Dai, piano piano, sì, aiutami come? A scendere. Su, giù. Così, bravo, giù, grazie. Chissà come avrà fatto a venire là questo cappello, era da mesi che lo cercavo. Vado a cambiarmi. E poi nello stagno ci metterei tacchini, galline, conigli e pulcini, gnufagiani e in uno stagno una balena. Ah, potessi avere una balena, come le amo. Lori! Sì, sì. Loris, guarda questo vestito. Bello. Bello, sì, ma guarda com'è falso. Olè! Uno esce di casa, trova un altro che gli dà una pacca sulla spalla e rimane tutta nuda. Olè! Sotto al letto. Oh, no! Loris! Mi è caduto l'orecchino, quello che più ci tengo al mondo. Me l'ha regalato la zia Mimì. Mi ha detto, questo orecchino non vale parecchio, ma se lo perdi, perdi l'orecchio. Loris! Sì? Mi dai una mano? L'orecchino sì. Si è impigliato nella rete. Sì, eccomi. Come avrà fatto l'orecchino ad andarsi a incastrare proprio sotto la rete del letto? Ma questo lo devo capire. Allora gli ho detto, ma nonna Dina e zia Mimì, come avete fatto ad arrivare a 90 anni così vispe? Cara, abbiamo mangiato tanti, tanti insaccati. Salami, prosciutti, coppe, mortadelle, arista, pancetta, porchetta e trippati. C'è una timida ripresa della domanda interna lorda. È inutile investire in dollari se il tasso del franco francese mi scende sotto la soglia dello 0,4 della Bundesbank. Basta, Insomma, il reddito pro capite è sceso sotto il PIL dell'indice del MIB. All'asta dei CCT sono finiti i bot. Crollo della borsa, sono rovinato. Sono pronta, andiamo che non voglio perdere il tramonto. Ti porto in un posto che è la fine del mondo. C'è un silenzio di tomba, ma te ne ho parlato troppo. Ora lo devi vedere coi tuoi occhi. Vedrai, è bellissimo. Shh, piano. Ecco là, potrò urlare quanto mi pare. E poi potremo ridere, scherzare. Vedrai, ho tante di quelle cose da farti vedere. Ehi, c'è qualcosa che mi fa male. C'è qualcosa che mi stringe e non capisco che cos'è. Ah,
Ecco che cos'era. Ora sì che mi sento bene. Andiamo al parco. Buono, stai buono. Avanti. Ah, buongiorno. Allora? Senta, professore, io più di così. Che succede? Non succede niente, questo è il problema. Come diceva, ma se ne è niente, tutto si toccano. Allora, mi racconti questo niente. Tutto, io ho fatto tutto. Più di così non so cosa fare. L'ho perfino portato nel parco fino alle 3 di notte. Ero sempre nuda, ho preso un freddo cane. E giù a ripetere, ah, qui non può sentirci nessuno, nessuno sa che siamo qui, chiunque potrebbe approfittarsi di me. E poi mi sono impigliata nei rovi con le gambe all'aria, sono entrata nella fontana, ho fatto il bagno, sono uscita tutta nuda, ho raccolto i fiorellini davanti a lui per 1 ora e mezza. Insomma, professore, mi perdoni, gli sono stata tutta la notte col culo in faccia. Affascinante. E lui cosa faceva? Cosa diceva? Cosa diceva? Me lo faccio sentire subito. Ecco. L'aliquota del dollaro canadese non può scendere sotto lo 0,6%. Panico a Wall Street e alla Bundesbank. Gli azionisti svendono. Ecco, io adesso non so più cosa fare. Forse ho sbagliato tutto. Ma no, signorina, al contrario. Al contrario, bisogna festeggiare. Siamo vicinissimi alla meta. Ma perché? Non ha fatto niente di strano. Vuol sapere come chiamiamo noi in termini tecnici il suo far niente di strano? Apatia catartica prelaptica. Vuol dire, in parole povere, che si tratta di un momento di bassa pressione che prelude a un uragano di violenza inaudita. Signorina, adesso per lei questa missione diventa davvero pericolosa. Se soltanto potessi vederlo, toccarlo, io le potrei dire il giorno, l'ora, il minuto esatto in cui esploderà. Sono molto preoccupato. Ascolti, signorina, adesso bisogna fare una cosa molto rischiosa. Ma servirà anche a proteggere lei. Bisogna assolutamente che io lo visiti. Tensione vascolare cranica del medignonomo. Pressione sanguigna, pressione oculare, DNA, ROS, altezza, taglia, peso, riflessi. Da quello che mi ha detto lei, non c'è un secondo da perdere. Mi organizzi un incontro il più presto possibile. Non so, per esempio, gli dica che sono un sarto, che sono un amico e che gli voglio fare un vestito. Ma non deve assolutamente sospettare che sono un medico. L'allegata fattura? No, fattura, forse. Rispettosi saluti il generale, direttore. Direttore generale. Bravo, abbiamo finito. Grazie. Allora, professore, sapesse per me quanto è diventato importante questo esame che devo fare domani, non lo posso sapere. Devo passare in tutte le maniere. Pensi un po'. Vice direttore della Wang Chai Hung, Import Export Hong Kong Shanghai, Pechino, Italia. Vice direttore, piano. Loris. Vabbè, ma l'importante, professore, è passare all'esame. Una volta che uno è dentro alla ditta, con tutti i cinesi, parla quello, parla all'altro. Wow, how to, how te, dai, poi si parla, no? Vabbè. Giusto. La ringrazio tanto. È il vasetto di Lao Tse, un portafortuna. Anzi, tienilo tu, ti servirà domani per gli esami. Grazie. Poi glielo ridò. Bellissimo, grazie. Vabbè, io vado, Arrivederci. Ti accompagni. Prego. Oh, io la ringrazio ancora tanto, professore, Penso di essere preparato, via. Poi devo passare per forza, Grazie mille. Un'altra cosa, professore, volevo sempre chiedere, ma che c'è scritto, scusi? Che c'è scritto lì su quelle... Benvenuto, Loris, significa benvenuto. Ce l'avevo proprio lo volevo dire, siccome è un po' consumato, non si... ma allora, arrivederla, ci vediamo domani all'esame. Ci vediamo. Arrivederla. Ciao, Loris, ciao. Sono simpatici? Molto, sono marito e moglie. Lei è una signora tanto delicata. Lui è un grandissimo sarto, uno dei sarti più bravi del mondo. Senti, ma che gli facciamo per cena? Dobbiamo uscire a comprare qualcosa. Aspetta, uscire, qui sono gli operai, è pieno di gente sotto, come si fa? Miseria, questa finestra si rompe sempre. Mi è caduta anche a me. Ah, aiutami, alza, tieni un secondo che la sistemo meglio, va? Ci metto un cacciavite, grazie Jessica. Senti Jessica, sai che oggi sono contento, lo sai che si fa? Fanculo alla maggioranza, oggi si esce davanti, dal portone. Dai! Thank you.
Buongiorno. 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 Buona passeggiata. Grazie. Grazie. La signora, vero? Sì, la signora, la signora. Piacere. Molto lieta. Piacere. A quando un figlio? Un figlio? Ma vediamo, perché presto, adesso... Presto. Presto. È cambiato il tempo. Sì. Brutto. Io sono arrivato. Beh. E ho la macchina. Salutiamo. Buona passeggiata. Grazie. Buona passeggiata. Grazie. Salutiamo. Arrivederci. 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 Si pare, ma è troppo complicato. Ma che sei passato? Sì, andiamo, alzati. Andiamo, secondo. Qua sta l'allarme, Questi qua sono per te. Belli! Prova. Bellissimo. Sinistro, andiamo. Andiamo, a che ora viene questo sacco? Alle 9. Ma che me la cucino io, eh? Padre, voglio tornare a casa. No. 18. Cosa 18? Mi hanno alzate 18. Vacci da solo. No, da solo è troppo pericoloso. Se si accorge che sono uno psichiatra. No, dobbiamo fare i disinvolti. Come un sarto qualsiasi è sua moglie, eh? Poi ti ripeto, non è pericoloso, è una cena qualsiasi. Gli devi sorridere, fare i complimenti tranquillamente, guardarlo bene in faccia. Yolanda! Tieni, prendi queste. Me ne hai già date due prima di uscire. Prendine altre due. Dai, anzi tre. Dai! Ecco. Bene, siamo un po' in anticipo, ma è meglio così. Vieni. Sorridi, eh? Così. Paride! Ciao, ti presento mia moglie. Yolanda, adesso basta, eh? Vieni! Sì. Siamo così contenti di questa cena. Certo. Ti presento Jessica. Vedi che lei è tranquilla. Piacere, signora. Lui dov'è? Loris in cucina, sta tagliando le bistecche. Prego, accomodatevi. Mi scappa la pipì. Mia moglie ha bisogno del bagno. Sì, sì. Venga, l'accompagno. Prima porta a destra. Grazie. Le devo parlare, dove possiamo andare? Nella mia stanza. Ah, bene, perché il problema è che devo anche fargli le analisi del sangue, poi un check-up neurosomatico, poi una scintigrafia RKS. Paride. Cara, dai, devi prendere questi adesso. Avanti, bevi, da brava. Così. Brava, sta tranquilla. Devi cambiarla quella porta, ci si inciampa sempre. No, ma non è per l'inciampata. Ho aperto la porta, ho visto la faccia di quella là. C'aveva due occhi grossi così. Mi ha preso un colpo, mi dispiace. Le donne. Tutto sistemato. Qualche minuto e ci raggiunge a tavola. Io vado in terrazza. Paride. Ah, piacere, Loris. Chiedo scusa, siamo arrivati un po' troppo in anticipo. Per essere precisi... Esattamente 26 minuti in anticipo. Grazie, ma con la circolazione non si sa mai. Però in un certo senso è meglio. Meglio arrivare in anticipo prima che in ritardo dopo. Permette?
Paride? Paride! Sì. E Loris, venite a bere qualcosa in terrazza. Sì, sì, andiamo a bere una cosa, signor Paride. Ah, io, signor Paride, mi volevo scusare per sua moglie, mi vorrei scusare con lei, mi dispiace. Non c'è niente da scusare, tutto a posto. Guarda cosa abbiamo preparato. Uno, due e tre. Ah, bello, eh? Oh, ah, è saltata la luce, perché c'è anche il forno acceso. Vado a riattaccare l'interruttore e torno subito. Scusate, scusate. Così è troppo, professore, se ne accorge. È davvero impressionante. Ha la KBS a più di 72, praticamente a 73. Le ghiandole seminacee stanno scoppiando, agli occhi ipervascolari. Come sospettavo, è sull'orlo. Lei ha fatto un bel lavoro. Complimenti, signorina. Ma che orrore. Posso? Posso, signora? Sono io. Mi riconosci? Signora, sono io, mi riconosci. Ero venuto per scusarmi per prima. Mi dispiace tanto quello che è successo. Purtroppo mi deve scusare, ma a me queste serate così proprio mi eccitano un po', sa com'è? Sono un po' nervoso, allora... Senta, se si sente meglio, io sono pronto, Suo marito e Jessica le ho già sistemate lì in terrazza, Manca solo lei, signora. No, con calma. Signora, mica subito, non si deve che... Ma ci abbiamo tutto il tempo, con calma, la notte è lunga, va bene? Allora più tardi ci divertiamo, Yolanda? Mi scusi tanto ancora per prima, scusi. Ciao Yolanda, ciao. Ecco qua. C'è una cosa che volevo chiederle da tanto tempo. Sì. Dunque, ci sono tre porte. Una bianca chiusa, una rossa aperta, una marrone socchiusa. Lei quale sceglie? È facile, quella rossa è aperta, Jessica. Scelga una palla. È facile, questa qui è più vicina. C'è un'altra cosa che volevo chiederle. Ascolti, ci sono tre mucche. No, anzi no. Lei torna a casa. Sua moglie è stesa per terra. Uno è morta. Due è svenuta. Tre sta giocando. Cosa pensa lei? È morta. Oh, vado a spegnere il forno. Scusate, torno subito. Ho vinto, ma che gioco è? Spaventoso. Ah, brava signora, si è messa in piedi. Ma che sta facendo? No, niente, mi sgranchisco le gambe. Non stavo scappando. Come scappando? Ho bisogno d'aria. Ho bisogno di... Posso? Certo. Grazie. Ah, senta, se ha bisogno d'aiuto... No! Attento, quella finestra è rotta! Aspetta, signora, la libera subito, non si blocca! Ferma, signora! Ferma, signora! Tesoro mio! Che cosa è
è successo? Prende Mario alla finestra e lui da dietro mi ha preso così con un coso grosso grosso! Stai tranquilla, non è successo niente, è capitato anche a me. È la finestra che è rotta. Però non ho capito, cos'è successo? La finestra! La serranda! La finestra condominiale, è andata per espirare! Boom! Gli è caduto addosso la serranda, mi ha fatto una paura, mi dispiace, poverina. Ah no, hai sentito? La finestra era rotta, è stato un incidente, il signore non c'era. No, non è vero! Lui voleva con un coso grosso grasso, E poi il vestito, l'ho strappato tutto, non c'è neanche più un bottone! Yolanda, poi se ti vuoi cambiare c'è un armadio pieno di vestiti. Hai sentito? C'è l'armadio pieno di vestiti, puoi sceglierti quello che vuoi. Sì, ma io voglio tornare a casa mia. Calmati, calmati, è stato un incidente, è solo un incidente, calmati. Lui mi ha afferrato da dietro, mi tenevo con un ho visto quello che faceva, ma è stato un incidente. Alla prossima riunione di condominio voglio mettere articolo 1 dell'ordine del giorno, ripristino finestra mia. 28, 29 e 30. Tieni. Anzi, non aspetta. Così va meglio. Manda giù. Ti bevi. Ti farà bene, vedrai. Oh, brucia ancora! È venuto bellissimo! Questo qua in Cina si chiama Chai Ta. È uno sformato di tartarughe. Io ci ho messo le patate, ma è uguale, il sapore è quello, eh. Oh, io le piglio un pezzettino piccinino perché devo stare leggero. Domattina c'ho l'esame di cinese, eh. A Chai Ta. D'accordo. Wow, grazie, Paride. Lo sai che non riesco mai a dirti di no, Jessica. Non hai capito? No. Paride. Ti farà un vestito su misura. Ma no! Dritto con la schiena adesso. Ma che ti viene? Devo chiederle di fare esattamente come le dico perché sono abituato alla precisione assoluta. Sì. Uno misura a metri, a me interessa il millimetro. Ecco qua. Mi fanno ridere i sarti della Nouvelle Vague. Sono degli stracciventoli. Io ho bisogno di conoscere profondamente il mio cliente. Per me l'abito deve narrare la storia di chi lo porta, le speranze, le illusioni, i sogni. Bene, alzi una gamba. La pieghi. No, no, una sola. Bravo, non si muova. Non si muova! Adesso monti qua sopra. Coraggio, così, stia dritto. Guardi in alto. Su, guardi su. Può scendere. Adesso dobbiamo prendere il girocollo per la cravatta, ma bisogna misurare l'elasticità interna della gola per evitare storture nel nodo. Apra tutto. Ah. 16,4. Stia fermo! Bene, vediamo in dettaglio la manica dell'avambraccio inferiore. Mi raccomando, lei non si muova, Perdono. Dai! Vabbè, le avevo detto di stare fermo. Ma mi ha bucato il dito! Un attimo, questo disegno. Ecco, un vetrino disinfettante. Ma che... Tenda le braccia verso l'alto, le braccia. Bene. Alzi gli occhi al cielo. Tenga le braccia alzate. Ah, cavolo. Fermo così. Ecco fatto. Grazie. Madonna, che sarto, è proprio preciso, bravo, grazie. Come grazie? Abbiamo fatto la manica, dobbiamo ancora cominciare. Venga qua, ora misuriamo il bacino e i polpacci, si strai qui sopra. Fermo. La testa giù, si spoglia tutto. No, ma che... No, anche qui davanti a tutti, no, ma scherza. Giusto, andiamo in camera. Oh, ma che... Oh, attenzione, fino si passa, oh, no, si va a piedi, no, no. Ah, sì, la borsa. Mi faccia strada. Ciao, Jessica, sì, ma che devo fare? Tossisca, per esempio. Ecco così, continui. Trattenga ancora il respiro, coraggio, smetta di respirare. Respiri. Bene, fatto. Le scarpe ce le abbiamo. E ora il cappello. Ma no, io non lo porto. Un vestito senza cappello è come un inglese senza l'ombrello. Fermo, mi serve il millimetro, eh? Pesa? Un po' sì, ma poi io il cappello non lo metto mai, gliel'ho già detto. Pensi a sua madre e non si muove. Oh, ma pizzica un po', eh? Eh? Jessica, siamo al cappello. Ora buono, non si volti, non si muova. Sì. Ho quasi finito, eh? Ma che... Fanno ridere questi stilisti moderni così approssimativi, sono degli stracciventoli. Bene, e ora glielo dico prima, le farò un po' male, ma durerà poco. Si sdrai qui, si rilassi, avanti. Loris, in cucina c'è un gran fumo! E vieni, sta bruciando qualcosa, corri, vieni, vieni! Sì, posso? Veramente mancava la sciarpa. Sì, ma devo andare, scusi, Mamma mia. Sì, ma è un peccato. Oh, che sta bruciando? Dov'è? Non brucia niente, tutto a posto. Volevo solo dirti che Paride a volte esagera, è troppo preciso.
Ah, grazie, ho capito. Sì, è vero, è molto preciso, però sinceramente è un po' strano, è proprio strano, strano. Ma lo sai che per farmi guanti mi ha chiesto cosa avevo sognato la notte, se ho visto i miei genitori fare l'amore, se mi picchiavano da piccino. Questi cosa sono? Quali? Questi? Ah, questi me l'ha fatti per le misure, per le telpe, credo, per... Vabbè, insomma, molto, molto preciso. Vado a lavarmi in bagno e torno subito. Ciao, Jessica, grazie, ciao. Signorina! Signorina, venga! Venga, venga. Secondo lei qui non c'era niente di sospetto, eh? Guardi, guardi cosa ho trovato. Mammolo. Che cos'è? Come che cos'è? Legga, che c'è scritto? Mammolo. 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 Ma non capisce, signorina? Un nano nell'armadio. Biancaneve, 7 nani. Biancaneve. Le favole... Ci devo riflettere. Sono sicuro che quando avrò i risultati dell'analisi non crederò ai miei occhi. Mamma mia, si è messa questo vestito qua, no? Poi è cascato, è rimasta tutta ignuta, si è impaurita, si è messa a urlare proprio qui sul pianerottolo. Ma, senta, io mi dispiace tanto, però, la sua moglie... No, non si preoccupi, mia moglie è fatta così. Quando decide che si è fatto tardi non la regge più nessuno, fatta così. Sì, ma urlava. Sì, ma è il suo modo di salutare quello. Ah! È allegra, fatta così. Ah, sa le donne. Beh, buonasera, la cena è stata squisita. Normale, eh? Yolanda! Eccomi! Aspettami, tesoro! Yolanda! Ma... Io, Jessica, secondo me il vestito non me lo fa più.考试开始以前，请问一下考生的姓名和住址。您叫什么名字？ professore, quanto durano questi esami? Dipende da come va. È entrato adesso. Comunque, più resta dentro, è meglio è. Perché significa che... Loris? Ma... Ma professore, scusi, ma di che cantone sono questi cinesi qua? Ma non si capisce niente, ma proprio niente, niente. Ma che t'hanno chiesto?
Ma che ne so, non lo so, ma non si capiva proprio niente. Ma sono cinesi questi. Sono cinesi, Loris, sono cinesi. Ho capito, ti è andata male. Te l'avevo detto che non era facile. Ci possiamo riprovare. No, io la ringrazio tanto, professore. L'unica cosa che mi dispiace è che non posso venire più a lezione da lei perché mi divertivo. Oh, questo qui è suo, Ecco qua. Cos'è? È il vasetto di Lao Tse, un portafortuna, ma è stato inutile. Beh, allora, arrivederci. Ciao. Mi dispiace. Niente. Arrivederla, signorina. Arrivederla, professore. Guarda una cosa. Ti hanno fatto domande molto, molto difficili. Jessica, difficili, difficilissime. Ma proprio me l'hanno fatta una tremenda, non si capiva niente, proprio una domanda tutta... Forse parlava un dialetto, non ho capito. Secondo me poi non sono cinesi questi, Cercasi, Senti bene, Dimmi. Presidente per società avviata, dunque, dentro società avviata, 3 mesi ferie pagate. Necessaria conoscenza lingue scandinave. Vabbè, ma quante sono le lingue scandinave? Saranno tutte uguali, no? Ma io cercherei qualcos'altro. Professore. Ecco la soluzione. E di che? Mammolo. Mammolo? Mammolo! Stanotte non ho chiuso occhio. E lui come sta? Normale. Normale, ci avrei giurato. Ho passato la notte a rileggere l'ultimo saggio di Anderson. I fantasmi e le favole nello stupro moderno. Dai 3 porcellini al mostro di Rostov. Mi ha illuminato. La soluzione sta in questo vestito. Il vestito di cappuccetto rosso. Se lo metta e capirà. No, no, basta, professore. Signorina, non è un'iniziativa personale. Il capo della polizia le ordina di mettersi quest'abito e di tenere la pistola pronta. Il raptus sarà immediato e devastante. Lo indossi e vedrà. E attenzione, legga le istruzioni per l'uso. Buona fortuna. Ah, eccolo qua. Allora, senti questa. Vicepresidente cercasi... No, vice non mi piace. Lascia vedere. Oh, e chi è quest'ora, Jessica? Chi è? Sono io, l'amministratore. E che vuole? C'è una signora qua, dobbiamo vedere la casa per la vendita. Jessica, c'è la. Ok. Sì, eccomi, io. Eccomi! Sono molto ammalato, non gliel'hanno detto? Ma che dice? Sto male, sto molto male. È una malattia molto, molto contagiosa, no? Avanti, lo faccia il buffone, apra, su! Oh, buongiorno, signora, che bel bambino! Venga, me lo faccia accarezzare, venga, venga! Grazie, scusi, facciamo un'altra volta, un impegno. Devo andare, devo confrontare. Ma no, aspetti, signora, aspetti! Ma guarda che mi doveva capitare stamattina. Mi sono svegliato e mi è venuta tutta questa cosa. Ma che virus sarà? Non si sa. Ma lei è un farabutto, ma un giorno gliela farò pagare. Pagherà tutto. Ascensore! Berta! Jessica, era l'amministratore, Jessica, io qua. Jessica, posso entrare? Oh, ma se ti vede l'amministratore ti mette in giardino, ecco. Ma dove devi andare? A trovare la mia nonna malata. E queste valigie qui? Tutto... Ma che succede, Jessica? Loris, io me ne devo proprio andare. Non mi chiedere dove, come, quando, perché. Io non posso più stare qui con te. Non mi chiedere niente. Ma come? Ma dove? Ma perché? Ma quanto? Ecco, fai sempre così! Ti dico di non chiedermi niente tu subito! Non mi ascolti mai quando parlo! Eh? Eh?
e mi tocca salire dalla finestra e mi cade il cacciavite addosso e mi tocca scendere a quattro zampe. Ma mi sfrattano. E farebbero bene, non va mai l'orologio. Nasconditi qui e nasconditi là. E questa non è una casa, è un videogame. E ogni mattina mi porto il caffè nel letto che non riesco a dormire, mi viene l'esaurimento nervoso. Basta, io vado via. Domani mando qualcuno a ritirare le valigie. E tu non dire niente, non mi fermare e stai fermo. Ma Jessica, ma... Lo vedi? Lo vedi che non mi ascolti mai quando parlo e poi dici che mi invento le cose? Stai fermo e zitto, io vado via! E questi sono miei! Cara Jessica, ti lascerò questa cassetta nella valigia che manderai a prendere. Ti confesso che sei stata un poco educata nei confronti del sottoscritto. Qui finisce il nostro contratto di affitto. La ringrazio, distinti saluti. Cara Jessica, ti lascerò questa cassetta nella valigia che manderai a prendere. Ti confesso che sei stata un poco educata nei confronti del sottoscritto. Qui finisce il nostro contratto di affitto. La ringrazio, distinti saluti. Probabilmente non te ne sei neanche accorto. Quando ascolterai questa cassetta io non sarò più da te. Sono le 3 di notte, fuori c'è un gran silenzio. Non riesco a prendere sonno. Sono venuta nella tua stanza e stavi dormendo. Ma come fai a dormire senza guanciale? Questa casa mi mancherà. Tu non puoi sapere, Loris, quanto io ti amo. Si rende conto di quello che ha fatto? Ha mandato tutto all'aria! Nel momento in cui il topo mette la testa nella trappola, il formaggio se ne va! Che delusione! Mi rincresce, ma sono più che mai convinta che vi stiate sbagliando. Proprio adesso lo tenevamo in pugno! Signori, che cosa le è preso? Aveva la possibilità di fermare quella serie di mostruosità. Professore, lei l'ha vista. Anche mia moglie l'ha visto. Ma professore... Lasci perdere, non c'è niente da fare. Quel mostro l'ha convinta. Aveva ragione lei, è un genio. Come ha reagito quando lei gli ha detto che se ne andava? Mi sembrava dispiaciuto, un po' sorpreso, emozionato, abbastanza normale. Normale, normale, ma figuriamoci! Scusate. Sì, sono io. Ma piano, non capisco niente. Cosa? Dove? Mezz'ora fa... In pieno giorno! Ne ha uccisa un'altra mezz'ora fa, stessa tecnica, a pezzi, e stessa zona. Ho capito, ascolta. Arrestatelo subito, quell'Oris, andate prima a casa sua. Foto, i dati anagrafici, indirizzo, avvertite tutti, convocate la stampa, le televisioni, distribuite i filmati, attaccatevi al telefono, io arrivo subito! Venga, professore. Quella poveretta fatta a pezzi l'avrà sulla coscienza tutta la vita! Ma com'è possibile? Once upon a time, there was a wolf. We now give you our brand new little sweetheart of swing, that little red-headed ball of fire, Red Hot Riding Hood. Then there was Grandma's house. And Grandma. Hiya, cousin! What buzzing? Now, Little Red Riding Hood worked in a Hollywood nightclub. Spaventoso! Spaventoso è un
complimento. No, era un arrogante, un isterico. Non pagava mai le bollette. Se non l'hanno preso, lo prendiamo noi. Lo facciamo a pezzi come ha fatto con quelle povere donne. A pezzi! Bravo! Una vita che lo dicevo io! Una vita! Che è successo, scusi? Che è successo? Ah, non lo so, io sono arrivato adesso. Dice che hanno ammazzato una donna. Hanno ammazzato una donna? Una donna, 20! 20 donne hanno ammazzato? Ma dove? Qui, in questo condominio? Sì, l'assassino viveva con un nano rinchiuso nell'armadio. Lo torturava. Ma chi, scusa? Il mostro, quello che faceva le donne a pezzetti. Ho sentito che l'hanno preso. Il mostro, quello che faceva le donne a pezzetti, l'hanno preso? Ma era uno qui del condominio? Pare di sì. No. E chi è? L'amministratore? Ah, non lo so. Può darsi. Come no? È l'amministratore sicuro. Amici, non è successo niente. Il mostro. Io il mostro. Fermo, cazzo, fermo, detto! Andate via, succede oggi un casino, le sirene. No, che ne so. Ruggero, quello. Quello non è quello che ci deve dare i soldi. Quel morto del telegramma. L'orologio. Quell'Oris. Senta, lei scusi? Fermo, no, fermo. Senti qua. Ma porca. Fermo, ladro! Fermo! Mi devi dare 1.200.000 e ti giuro che te li faccio sputare! Ma voi quanto mi deve dare? Guarda te! Guarda quanti ne ha fregati! Che ladro!
professore. Ho suonato il campanello ma non rispondeva nessuno. Mi sono permesso di entrare dalla finestra, vero? Sono io, professore. Sono Loris. Non si impaurisca, eh? Professore, è qua. Professore. Buongiorno Jessica. Che roba, eh? Disgustoso. Alcune parti del corpo non siamo proprio riusciti a trovarle. Scusa. Sono dentro io, eh. Sono Loris, professore. Loris, quello che studiava cinese, si ricorda? Sono entrato dalla finestra. Professore, non si impaurisca, eh. Sono io, senta. Lei forse non avrà neanche sentito parlare, sa, di quel mostro qui della zona che fa pezzi tutte le donne, no? Ecco, quello lì sono io. Non sono io, loro dicono che sono io, no? Ma professore, ma io il mostro, io, quel mostro là che fa tutte... ma come gli è venuto in mente? Mi hanno rincorso tutto il giorno, lei mi deve aiutare, professore. Io ho l'alibi favorevole con lei, se gli telefonano dice ha visto il mostro, dica di no, eh? Perché tutto il giorno la polizia... botte, rincorse, mi hanno rincorso tutto il giorno la polizia... tutto il condominio, l'amministratore, tutta gente che non conoscevo, chi mi rincorre, dico, ma io il mostro, dico, ma com'è possibile che gli è venuto in mente io il mostro? Un poliziotto col mitro, davanti a me, ma fatto tutto il giorno. Di 9 luglio, è scaduto, professore, sta attento, può far male. Insomma, ma tutto il giorno, io sono arrivato a casa, non me ne sono neanche accorto, io sono arrivato a casa, ero tranquillo, professore. Ecco, non sapevo niente, arrivo a casa, mostro, cominciano a dirmi, quello è il mostro, a me, così, come se, a vanvera, così, come se io vedo uno, vedo lei un po' sudato, c'ha qualche macchia, su così, di fango, qualche macchia rossa, perché non posso avere una macchia, e dico, ecco il mostro, eccolo lì il mostro, perché appunto c'ha una macchia rossa, c'ha il latte scaduto, c'ha una mano, no, dalla giacca a vento, perché non posso avere, che c'è, allora sono tutti mostri, non posso andare a giro con una mano di una donna nella... Bene, professore, io la saluto, si è fatto tardi davvero, l'ho passato per un secondo, la trovo bene veramente, professore, complimenti, io le darei anche la mano, ma vedo che ce l'ha già. Arrivederla, sei rinfrescato ultimamente fuori, ti ha tirato un vento mentre venivo, dico meglio prendere e lasciare... Bono, professore, Bono, eh? Bono, professore, Bono! A scuola, ciao! A ma, ciao! A caro per me, a me, ciao! E to, ha! E buono, Bono! Su, a sinistra, la prima porta! Non ti muovere! Silenzio! Le mani sulla testa! Le mani sulla testa, dietro, tutte e due! Silenzio! Ecco, vieni, zitto! Calmo, vieni fuori, piano! Vieni avanti, vieni, calmo! Vieni avanti, piano! Vieni avanti, calmo così, tranquillo, bene così. Jessica! Zitto! Oh, fermo! Che c'è? Non è lui. Jessica, professore, è in casa. È armato? No, è tutto scombussolato, sta male. Portalo via.
Buonasera, professore. Come va? Non molto bene. Venga, professore, venga. Assolutamente terrificante, andate. Vengo anch'io, gli devo fare qualche domanda. Stia bene a sentire. Ci sono tre cammelli. Uno rosso con una gobba, uno giallo con tre gobbe, uno nero senza gobba. Guardi me, guardi le mie labbra. Ci sono tre cammelli, uno rosso. Ma sei sicura che non ci sia lo zampino dell'amministratore in tutta questa storia? Di chi? Niente. Ma guarda che, come è possibile che... Scusa un po', scusa, ma allora dimmi un po', ma guarda che è una storia. Ma se io ti davo un bacio di quelli, no, proprio, che tu mi ammazzavi, mi sparavi? No, non lo so, dipende da come lo facevi. Ma è una storia incredibile, ma io non ci capisco... Ma scusa, ecco, questo me lo devi spiegare perché... Allora, ma se io, quando tu raccattavi quello che ti cascava tutto, non mettiamo che io ti pigliavo e ti... Mi sparavi? Non lo so. Ma se io ti... Sei tu. Ecco, per esempio, se io... Ecco, questo, così, sennò non ci capisco niente. Mettiamo il caso, se io, ferma, ti facevo così... Attento al piede. Se ti facevo così, guarda, se ti facevo così. Buonasera. 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 Mi dispiace disturbarvi, ma ho bisogno della macchina. Ah, scusi. No, scusate voi. Buona passeggiata. Grazie. Grazie. Grazie.